iniziato ed il Trophy 2024. La Scuola Edile di Bologna ha organizzato le selezioni territoriali per l'Emilia-Romagna. I primi classificati andranno dritti alla finale nazionale che elegge i migliori muratori al SAIE di Bologna il prossimo ottobre. Ma andiamo ora a vedere in che cosa consiste la prova tecnica di questa selezione territoriale. La caratteristica delle gare dei muratori è che ovviamente, essendo un concorso e quindi una prova anche di bravura, si cerca di metterli in difficoltà, non si tratta quindi in queste gare di costruire dei muri semplici, ma dandogli da costruire degli oggetti un po' più complicati. In una delle lavorazioni che si stanno facendo alle mie spalle, appunto, si tratta di costruire una fioriera che ha una forma spirale e quindi i mattoni ogni volta sono diversi e non si lavora come si fa normalmente con gli strumenti tradizionali, col filo a piombo e la livella, ma appunto ogni volta bisogna trovare la posizione esatta di un mattone. Questo rende molto difficile e complicato il lavoro. Il motivo è proprio questo, cercare di far emergere la capacità manuale, ma anche la capacità di ragionamento e di risoluzione di piccoli problemi tecnici che richiedono necessariamente questi manufatti, e sono, ripeto, complessi.